dal volontariato e da tutti gli operatori. E lo dobbiamo anche a quell'immagine, Presidente, rimasta impressa nei nostri occhi, dell'anonimo vigile del fuoco che su un gradino dell'obitorio di Ascoli Piceno scriveva in un atto di amore unico una lettera di scuse per essere arrivato tardi ad individuare e ad estrarre la sorellina di Giorgia, la quale con il proprio corpo aveva fatto da scudo proteggendo e salvando la sorellina più piccola. Per questo, per queste ragioni, per tutte queste ragioni, noi voteremo favorevolmente la mozione di maggioranza e voglio anche ringraziare tutti i gruppi parlamentari che si sono adoperati per dare un contributo nelle loro mozioni per rappresentare, diciamo, in maniera positiva e propositiva la ricostruzione del nostro purtroppo ultimo terremoto. Grazie, grazie deputato Agostini. Adesso ho un intervento a titolo personale della deputata Valentina Vezzali. Prego. Grazie Presidente, Governo, colleghi. È veramente grave che in un momento di estrema difficoltà per le popolazioni colpite e per tutto il Paese si prenda spunto da questa vicenda per condurre battaglie fra partiti e gruppi, mentre la responsabilità del Parlamento si dovrebbe dimostrare collaborando nella ricerca di soluzioni e di impegni solidali vincolanti per tutti. Insieme ai colleghi che hanno sottoscritto la mia mozione abbiamo ritenuto di accogliere l'invito della maggioranza a sottoscrivere il testo unitario per dimostrare un impegno costruttivo che è ciò che i cittadini si aspettano dalle istituzioni. Non posso rinunciare all'opportunità di esprimere gratitudine verso le spontanee manifestazioni di solidarietà dei cittadini e ringraziare per il loro impegno Protezione Civile e Forze dell'Ordine che hanno operato nei luoghi colpiti dal sisma. Grazie. Grazie. Allora, c'era il sottosegretario Baretta che mi chiedeva di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Nello sforzo che stiamo facendo tutti insieme di arrivare ad una soluzione il più possibile per parti condivise, credo doveroso dare una risposta a un punto che l'onorevole Zaratti mi ha posto, e cioè per quale ragione non pensiamo di utilizzare il fondo di spese indifferibili. La ragione è che abbiamo già previsto di stanziare, come sapete, delle risorse per questo scopo specifico, e quel fondo ha una finalità precisa, come dice la parola stessa, è spese indifferibili, quindi è un fondo pronto per situazioni che possono essere affrontate senza altre risorse disponibili.